Non è stata una figura importante dentro la Lega? Senta, io sono un semplice parlamentare del PDL e resterò nel PDL finché ci sarà il PDL. Ho conosciuto Bossi tanti anni fa, negli anni '80 scrivevo sul Corriere della Sera e da allora è nata e si è sviluppata un'amicizia molto profonda. Mai occuparsi degli affari degli altri. Qualcosa di nuovo, e ripeto, sono fatti che interessano un partito, mica me, tuttavia sono le dimissioni. Lei ha mai visto uno che chiede scusa? È raro vedere uno che chiede scusa, è stato fatto, ci sono state le dimissioni. L'antipolitica c'è perché non c'è la politica. I partiti specificamente hanno avuto una crisi, secondo me, in parte perché non hanno più prodotto idee, visioni e programmi. Se vuole, la legge sul finanziamento si è rivelata un colabrodo. Il sistema che c'è adesso non va assolutamente bene, puoi non finanziarli in assoluto. Puoi usare il 5 per 1000, che però ha dei limiti operativi, puoi applicare altre proposte che pure hanno limiti operativi. Alla fine penso che sia giusto prendere un modello europeo, uno qualsiasi. Al popolo, diciamo, alla gente, fanno più male. Lei dirà fa male tutte e due, speriamo che dica almeno questo, ma secondo me non fa male questo assetto della finanza che è troppo forte. Secondo me il male che c'è adesso, il cambiamento che c'è, perché 10 anni fa stavamo meglio? Guardi, perché c'è un peso eccessivo, un potere eccessivo, Ministro, della finanza. Il vecchio governo, per 3 lunghissimi anni di crisi, ha tenuto senza disordini sociali, senza scioperi generali, con una crescita che si è visto dopo superiore a quanto stimato, con un andamento dei conti pubblici normale. Ai miei tempi, per 3 anni, i cosiddetti spread erano intorno a 100 punti. Poi da agosto in poi molto è cambiato, ma quello non dipende da me. Il degrado sull'Italia avvenne anche perché si vedeva un cambiamento di politica economica. Ma la situazione è stata drammatizzata oltre il necessario, anche per ragioni non economiche. Rispetto a quegli altri 3 anni abbiamo disordini sociali, il PIL si sta avvitando, la pressione fiscale sta salendo, il pareggio di bilancio si sta un po' allontanando. Il miracolo non c'è stato. Il miracolo non c'è stato. È stato detto arrivano i capitali da fuori, non arriva il real money da fuori, arrivano i capitali dall'Asia, non stanno arrivando. Ma la responsabilità, questo non è anche parte di un'eredità che avete lasciato voi come governo? Assolutamente no. Perché? Ma scusi, nessuna eredità, nessuna responsabilità? Senta, torno a dirle, come mai gli spread stanno salendo? Io cercavo di dire, guardate che la situazione è critica in Europa. Com'è che le stesse cose che dico io si vedono in Spagna, si vedono oggi in Olanda, si vedranno in Francia? E se noi continuiamo a guardare il cortile di casa, che pure è molto importante, e non capiamo che gli avvenimenti vengono da fuori, sopra di noi e sono fortissimi, non andiamo, Ministro, da nessuna parte. Ministro, torno a dire, com'è che è saltato oggi? Le faccio la domanda, sì. Com'è che oggi è saltato il governo in Olanda? È colpa nostra? È colpa del governo italiano che c'era prima? Neanche di quello presente. Com'è che la crisi si sta manifestando e avvitando un po' dappertutto? La crisi dell'Olanda, la crisi dell'Italia, la crisi della Spagna, la crisi della Francia si stanno evolvendo in maniera diversa. Ma non è vero, ma abbia pazienza. Per esempio, in Olanda evolve positivamente con l'estrema destra razzista che sta prendendo il potere. Lei è contenta? Non ho detto positivamente, ho detto si stanno differentemente. Se lei mi dice che l'Olanda è diversa dall'Italia, va bene, ma ha ragione, l'Olanda è diversa dall'Italia. Scritto in un libro quello che mi sembrava le cause della crisi e le vie d'uscita dalla crisi. Quando sei da solo contro tutti hai difficoltà. Il presidente Obama, che aveva idee simili sulla finanza, non è riuscito a cambiare molto, figurarsi se riesce il ministro di un paese medio. Le cose che stanno nel libro stanno nel programma di Hollande. A lei sembra logico un sistema in cui coi soldi nostri, cioè della BCE, si danno i soldi alle banche e non alle famiglie, alle imprese e ai lavoratori? A me sembra un modo all'incontrario. Ecco, Sarkozy è una persona che conosco bene, potrei dire che siamo amici. Voterei Hollande.
Sì. Senta, le banche non possono usare i nostri risparmi per speculare. Che lei è stato l'uomo più potente nella finanza, nella gestione finanziaria dello Stato, professore, per 18 anni dentro e fuori più o meno. Non voglio fare questa cosa, chiamiamo Parigi, professore. Intanto 18 anni se li ha inventati lei. 18 anni, diciamo, è stato il grande passaggio. Nel 1994 ho fatto il ministro per 4 mesi, nel 2001-2003 l'ho fatto per 3 anni, poi mi hanno mandato via. Questi cambiamenti non avvengono per atto di un uomo, di un governo, di un ministro. Il Presidente degli Stati Uniti non è riuscito a cambiare molto. Sì. Adesso, con il voto sarà in Francia, con il voto che ci sarà, penso, in Germania, comincerà a cambiare. Una visione come quella attuale tedesca è no. L'applicazione di quella visione in Grecia o in Italia, no. Una disciplina di bilancio con spesa pubblica per le infrastrutture e con la messa fuori gioco delle banche che contano troppo, quello sì. È di destra, di sinistra, non lo so. Io so che è giusto e non vedo un futuro per noi se non c'è quello. Passera, seduto al suo posto domenica, si è espresso fortemente contro la Bundesbank. Ma sa, un conto è contro la politica della Bundesbank, un conto è contro... Ha parlato bene della BCE, suppongo. Io non parlo bene della BCE. Questa è la piccola differenza. I soldi della gente non vanno dati alle banche in questo modo.